Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti, nuovo video, a tutte e a tutti, nuovo video. Chiacchiericcio, come state? Spero bene. Allora, questo è un video, come sempre, per parlare, stare in vostra compagnia, ma anche perché mi piace fare video chiacchiericci, come sempre. Allora, non guardate i capelli perché sono un vero e proprio disastro. E vabbè, non voglio stare in nessuna maniera, ma vabbè, quello si sa. Che sono così e sono un po' come mi ha detto qualcuno un giorno passato, non so quando, mi ha detto che ero, come si dice, capelli rasta. Io non ce l'ho, quindi non mi dite nulla perché no, sono capelli rasta, vabbè, nulla. E che dire di tutto questo? Oggi sono bella truccata, non so se si nota, non ho messo, anzi non ho messo granché, però questo è il trucco di oggi, vedete? Già. E niente, questo è il trucco di oggi. Si vede qualcosa? Sì, dai, che si vede. Non ho le occhiaie come sempre, ma almeno sto bene e ho una bella presenza di blush, terra, quello che è. Ma almeno non sono un cadavere vivente su YouTube. Però vabbè, niente. Mi ho dimenticato di mettere il mio rossetto, adesso me lo metto, anche se vabbè, potevo pensarci da prima, ma me lo metto lo stesso se lo trovo, un bel rossettino. Aspettate un secondo che lo trovo, se lo trovo, non è detto. Perché ho tanti quei trucchi che non trovo neanche io dove ho messo il rossetto, eccolo qua, un rossetto dovevo mettere il rossetto. Perché vedete, qua è la mia pochettina questa. Però non trovavo dove era il rossetto, cioè tra le cose che avevo non so più dove fosse in mezzo. L'ho trovato ed è questo della Makeup Revolution, vedete? Sì, scusate le unghie, ma non ho ancora avuto voglia di farle, vabbè. Ok? Sono asciutte le mie labbra, spero di sì. Se no non andate a riscrivere bene il rossetto. Eh sì. Ora giro di qui lo specchio perché ho lo specchio di qua e il rossetto esattamente è questo qua, vedete? Questo qui, che è bello 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 rosso, un rosso bello acceso, vedete? Già, un rosso bello acceso, ora me lo metto. Aspettate che mi... Sì, lo potrei mettere col pennellino di precisazione, però a me non mi interessa, quindi pazienza. Eccoci qua. E questo è il mio rossettino, vedete? Ecco qua il mio bel rossettino. E niente, ragazzi, questo è il trucco di oggi, anche se vabbè, non so se ci sta molto col trucco che ho fatto, col trucco che ho ricreato oggi io, che ho ricreato, più che altro che ho fatto io oggi, ma vabbè. Sì, non vedete ombretto, ma ho messo solo una riga di matita nera, che sarebbe questa qua. Aspettate, sì, questa qui della W7, questa, vedete? Già. Con questa matita qua. Con questa punta qui, mi ho fatto una righina da qua a qua. E mi va bene così, ragazze. Non ho avuto voglia di... Ops, scusate, mi stavo cadendo tutto. Non ho avuto voglia di applicare questa paletta, ma vabbè, fa niente. E tra l'altro questi colori a me piacciono da matti. Non so voi, ma a me piacciono da impazzire. Wow, sono fenomenali. Cos'è qua? Niente, non ho nulla. Era solamente... Non lo so che cosa avessi, comunque vabbè, nulla. Non posso dire che avevo io. Comunque questi sono gli ombretti, che mi piacciono da morire.
E sono belli, bellissimi. Sono i gambrettini, vedete? Già, adoro, bellissimi, da morire. Oggi non l'ho voluto mettere, peccato, ma vabbè, la prossima volta sarà. Te lo metterò, gli gambretti, promesso. Anche se non riesco tanto a promettere, però vabbè. Ora rimetto i miei occhialetti. Già. E nulla. Quindi praticamente raga, io oggi sono uscita oppure no? Fatemi ricordare, no, non sono uscita per niente. E non sono voluta uscire perché raga, oggi facevo un tempo da lupi, all'inizio no, ma poi durante la mattinata sì. Già. Sti capelli così non me li posso vedere, sì, mi sto togliendo gli occhiali perché con questi capelli così fanno veramente... pietà per me. Aspettate, mi faccio direttamente la coda. Sì, lo so, sto sempre con la coda. Però una coda più decente è meglio. Ok. Insomma, potevo farmela meglio sta coda, però vabbè. Sembro come si chiama? Sembro Elisa di Pombrosa con sta coda, vabbè. Fatemela passare, pazienza. Cerchietto non me lo metto perché me lo voglio scordare il cerchietto per un bel po', perché mi ha fatto venire l'emicrania l'altra volta il cerchietto. Quindi oggi niente cerchietto. Eh sì, ragazzi, quando ci vuole stare senza cerchietto. Nulla, comunque questa paletta è molto promossa perché mi sta piacendo davvero un botto, scusate. E vabbè, niente, questo mi piace, l'adoro perché ha dei bei colori che non c'è molto da spaziare, ma uno può ricreare qualsiasi look volendo con questa palette, vedete? Aspettate, però. Aspettate un attimo, ok, no, così non si vede. Così, ok, così si vede. Io non so perché invece di abbassare ho alzato, boh, vabbè, no, aspettate. Un secondino, ok. Così si vede. Aspettate un secondo. No, non si vede. Allora, un attimo, un secondino, perché qui sembra che stanno facendo i fantasmi, ma vabbè. Aspettate che spengo. Sì, così si vede. Come che si vede? Se non tolgo la... Ok. No. No, così è troppo buio. Che cacchio ho fatto? No, ma vabbè, io sono un disastro in queste cose. Vedete? Sì, oh, finalmente si vede così. Sì, lo so, stavo rovinando i pixel del video, però capite che non sono molto esperta di ste robe, e però... Ecco qua. E nulla, questa è la mia beauty a battaglia che ho messo, aspettate un secondo, il fondotinta della Essence, fondotinta della Essence, ve l'ho detto, sì, ve lo sto dicendo, poi che sarebbe questo qua, ve lo metto bene, così lo vedete. Lo riaccendo perché non si vede la mazza, ecco qua. Perché fa così? Strano però. Ah, ok, adesso si deve... così è troppo, ok. Comunque questo è il fondotinta della Essence ed è 30 ml di prodotto, colorazione 30 sound, long lasting, 16 ore, ok. Questo e nulla. Poi come cipria, ovviamente, anche se non sempre, ne ho applicato proprio una piccolissima quantità di cipria. Voi sembra che ne ho applicato molto, vero? No, invece ne ho applicato quasi zero, non direi proprio zero, zero, ma il 5% di cipria l'ho applicato 5, facciamo il 3%, ma vabbè, sto tirando la tombola, però è vero, l'ho applicato pochissimo, tant'è vero che sembra lucido, invece non è vero, perché questa è della Rimmel, vedete, Rimmel,
Sì, vabbè, specchiata, fatte finta di niente. E questa è la cipria. Sì, lo so, c'è il bucozzo perché la sto utilizzando tanto. Poi, ho utilizzato la... Aspettate, vi tiro fuori un prodotto alla volta. Sapevo io che sarebbe... Si è rotto il blush, vabbè. No, come... Si è rotto, lo sapevo io. Meno male che ne ho altri di blush. Meno male. Già. Tanto poi andare a comprare. Altro di comprarlo. E niente. Questo ce l'ho mai, fortuna non mi si è rotto. È della terra di Essence. Buonissima, bella. E come si suol dire, la terra anche oltre al sole bacia belli. E la terra bacia belli davvero. Molto bella. Se lo so, ho fatto una battuta un po' stupida, però. A me la terra, vedete il bucozzo che ha fatto? Sì, perché vuol dire che mi sta piacendo un botto. La utilizzo tutte le volte che voglio e mi fa un bel effetto baciata al sole. Colorazione 01, vedete? Colorazione 01, prima colorazione, è veramente fenomenale perché mi ci trovo veramente troppo bene. Quindi Maxi Blush che si è suicidato, però siamo, vabbè, no comment, non diciamo queste parolacce perché no, non va bene. Già oggi è successa una brutta cosa in Italia e da un bel po'. Questa mosca da cosa si fa qua? Vabbè. Comunque, niente. Questo è il blush che mi è scappato in terra e mi ci sto trovando bene. Sì, lo so, si era bucato, ma come potete vedere, questo è il rimasuglio di quello che ne rimane. Allora, colorazione 003 Wild Card. E questa è la colorazione. Colorazione, vedete? Nulla, no, non si vedrà mai, ma sto cercando di far vedere in tutti i modi, ma non mi riesce, vabbè. Maxi Blush, Maxi Fard Blush della Rimmel. Vedete? Già. Questa è una pigmentazione fantastica, che vedo riga fa? Nulla. Poi ho applicato altro la cipria e il blush e la terra. L'illuminante no, perché tanto, vabbè. L'illuminante lo potrei applicare, ma sì, dai, dammi una bella spazzata di illuminante. Allora, l'illuminante ve l'ho messo, eccolo qua. Questo è della... un po' zozzoso, della Makeup Revolution. Che non vedo dove sia, ah, eccolo qua. Vede? Vedete? Della Makeup Revolution ed è questo qua. Che è bello sfarfresciato. Anche questo si è rotto, ma non si è rotta la cialda per mia fortuna. Ed è Highlight Roulette della Revolution. Ecco qua, vedete ragazze. Ora mi tolgo gli occhiali prima di fare ulteriori danni. Sì, mi stava cadendo tutto qua. Qua cade tutto. Ogni volta che faccio video è sempre così. Mi cadono le cose. Capita anche a voi, fatemi sapere qua sotto i commenti se vi succede questo o meno. Ecco qua, così. E così. Voi ne avverte neanche le più pallide idee di quanto mi piace questo illuminante. È troppo bello questo illuminante. Bello, bello, bello. Bellissimo, veramente. Scusate se sono ripetitiva, mi prenderei schiaffi anche io da sola. Ma veramente troppo bello questo illuminante. Di una spaziosità bella. Una bella spaziosità, scusate se il gioco di parole, ma è la verità, mi sto piacendo un botto questo illuminante. Troppo bello, 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 bello. Quasi quasi me lo metto un po' anche qua. Però vabbè, mi soffio il naso tutte le volte. Che ci posso fare? Già. E niente. Questo è tutto. Ok, bene. Io quasi quasi questo video neanche lo edito, però boh, non lo so, vediamo. Adesso vediamo come posso fare. Oh mio Dio, quante ne ho messo! Aspettate che correggo un po' perché è troppo, quante ne ho messo. Voilà! Ho messo pure troppo. Ciao!
piace. Come si vede? Luce pura. Luce pura. Aspettate. Anche di qua. Aspettate. Sono perfetto, ma che se ne importa, ragazze. Mi vado ad andare da estetista, tra un po' penso come li farò io i baffetti e non se ne parla più tanto, non, anche se ti struppidi un po', come si dice, brutto dire in gallese, ma sono sarta, ragazze, sappiatelo. Che entra per la prima volta in questo video e casomai si dovesse sentire dire metà, qualche parolina di dialetto, non metà, qualche parolina di dialetto, sappiate che sono sarta, ecco perché sì, lo so, non è italiano, però lo so, l'italiano è la lingua più importante al mondo, come suol dire nel resto dell'umanità, però mi viene intanto in automatico di parlare così. Comunque sì, ragazze, cosa che vi stavo dicendo? Che denominante me lo metto sempre, ragazze, mi piace, è vero, è un po' troppo, ma a me piace, me lo metterò sempre. Il resto non mi ricordo cosa stavo dicendo, ma non importa. Comunque, ho utilizzato anche il correttore che ne ho messo un cicinin, ma un cicinin solamente di questo correttore qua. Già, e niente. Solo nelle zone che mi serve di metterlo, ovviamente. Solo tipo qua non l'ho messo perché già è carta pecorinità. Mi sta diventando un carta pecorinità, chissà perché. Boh. Comunque, qua è tutto a posto. Tranne le guance, qua è tutto a posto. Solo qui mi diventa una cosa. Boh, non lo so neanche io perché. Il mascara, questo ne ho messo poco perché sennò divento un effetto ragno e non mi va, che schifo. Vabbè, c'è che va a gusti il mascara. Voi volete mettere l'effetto ragno? Volete mettervelo, scusate, in effetto ragno? Va bene, fate voi, ma io no. Io l'ho messo parecchie volte, effetto ragno, ma perché io no. Non mi fa impazzire, ma vabbè. Ognuno ha i propri gusti di volere applicare i propri prodotti, ci mancherebbe solo quello, ma no, scusate, sto mettendo tutto qua dentro perché non voglio che mi si sporchi la scrivania. Già mi si sporca spesso e mi dà un urto che non vi dico quando sporco la scrivania, e niente. Ah, con questa spugnetta qui ho applicato il correttore, vedete, il correttore e anche il fondotinta della Essence. Con gli altri pennelli, con questo pennello qua, ovviamente, questo, ho applicato Cipria correttore, no, scusate, che Cipria correttore, sì, Cipria blush e terra bronzer, per fare un bel giramento di giramento, come cavolo parlo? Vabbè, contouring, insomma, una sorta, tra virgolette, di contouring, però vabbè, niente. E lui, oggi cosa ho fatto tutta la giornata? Scusate le mani davanti. Ma nulla di che, a parte. Aspettate, ok. Bene. A parte che non sono uscita tutto il giorno di casa, volevo uscire, ma questa giornata dov'hai? Un dov'hai? In questa giornata? Quindi no, non se ne parla nemmeno, non sono uscita, ma piuttosto sono uscita per andare ieri, per andare in palestra. Ieri ho fatto tanta tanta palestra. Un'ora almeno di palestra avrò fatto, sì. Non so se ve l'ho detto ieri, ma neanche, non mi ricordo. Ho fatto tanta palestra ieri, cos'era ieri? Oggi è mercoledì, ieri era martedì, sì. Martedì ho fatto tanta palestra e poi nulla, oggi mi diverto a fare altri video per voi, già. Così. Scusate, ma intanto vengono questi cavolo di. Queste, non voglio essere sgarbata né antipatica. Mi arrivano queste benedette notifiche da Instagram, eccetera. Però vabbè, ci sta, dai. Se sono attiva su queste cose, per forza che mi arrivano. Non voglio essere né scortese né maleducata né nulla di nulla. Perché non va. Perché siete troppo brave e gentili con me. Che poi non era neanche la risposta diretta a me di una cosa che ho visto prima come notifica. Era rivolta a altre persone, ma vabbè. Perché c'ho anche Twitter, come si chiama adesso, non si chiama più, pare che non si chiami più,
Twitter, ma bensì, fatemi pensare, X, vabbè, quello che è. E quindi nulla, ragazze, io ho fatto questa roba qui, di scrivermi da anni e anni a X, che prima era Twitter, ma adesso X, quello che è. E c'ho l'account di X da tempo a tempo, già. Quindi niente, ragazzi, questo era tutto. Oddio. Di cosa mi sono sporcata? Non ne ho idea. Corsi di trucco? Boh. Vi do consiglio, quando volete truccarvi, eccetera, non usate mai le stesse robe addosso. Vabbè, non c'è bisogno, ve lo dico io, però è così. Usate i panni che avete, gli indumenti che usate per la casa, che utilizzate per la casa, perché se no li fate a pulcino, ovvero li fate in poltiglia di zozzeria e non va bene. Non voglio dire che siete zozzi, no, ci mancherebbe quello, solo quello. Però utilizzate indumenti che avete per stare in casa, non uscite mai con la roba di dosso, che ossa di pesce, o vi siete sporcate truccandovi, o qualsiasi altra cosa sia. Uscite ordinate, pulite e soprattutto belle a posto, presentabili, perché se no, a parte ci sono piccole eccezioni, ma anche con le eccezioni uno si può pulire bene, a meno che uno non ne ha voglia, ho fatto, ho scocciata, eccetera. Allora ci sta che vi mettete tutte un po' trasandate, ma vabbè, io non posso, non sono nelle condizioni di dirvi a voi, o magari voi a me, non lo so. Ci sono dei momenti, no? Dove uno si lascia andare, eccetera. Ma se c'è una persona che di fronte a voi vi dice: tieniti bene, amati, cerca di essere più decente possibile. Cerca di amarti, coccolarti, pensa a qualche momento a te stessa, ovvero cerca di amarti, coccolarti, truccarti e vestirti bene. Non dico comprarti cose di lusso, tipo una borsa di lusso, un trucco di lusso, qualsiasi cosa, ma anche se te lo puoi permettere, però un qualsiasi cosa che ti possa far star bene o che ti stia bene o via discorrendo. Ora non so le vostre abitudini quali siano, ma ci tengo a ribadire che io i trucchi che compro non sono tutti, come si dice, di lusso, alcuni sì, ma altri no, però non sono molto costosi. Tipo la L'Oreal è un po' costosina, voglia che è costosa. E parlo di questo, sì, vabbè, non te lo faccio vedere, però avete capito. La L'Oreal, questo, come si chiama? Questo correttore, tipo, vedete? Questo correttore è caro, ma vabbè, ci sta. È un po' caruccio, ma io me lo rimetto, me lo metto più volte. Anche la Maybelline non è molto cara, costo non è molto costosa. Dipende dove vai, di Amazon, profumerie varie, vabbè, online o negli store, uno può permetterselo se ha tanti soldini. Se no, comprate cosa low cost, robe low cost, tutto lì. Tipo, per esempio, altre profumerie di bassa qualità o anche di alta qualità che siano meno costosi, li potete reperire anche da Douglas, ma Douglas dipende i prezzi che ha, ovviamente, o anche che ne so, i blush, tutte quelle robe lì che volete voi. Acquistatele dove vi pare a voi, non però per forza nei siti di come dire di sì, nei siti che non vi costano un occhio della testa. Io questo è il mio consiglio, poi fate come vi pare, perché io non sono quella che vi posso consigliare troppo, se no ve lo potete permettere, a meno che non ci sia una vostra parente o un vostro vicino parente o un conoscente, chi che sia, che vi regala, che vi omaggia qualche soldino, tanto per il mio compleanno o compleanno, al Natale, quel che sia, qualsivoglia festa sia, regalami qualche soldino. Soldino per cosa? Per un pantalone, un indumento, un trucco, qualsiasi cosa voi vogliate. Fate tesoro di tutto ciò che avete. Io non sono la tipa di dire così, ma
Ve lo dico perché io non, purtroppo a volte non sono così. Non riesco a fare tesoro di quello che ho. Sto imparando piano piano, a poco a fare tesoro di quello che ho, poco per poco, perché non è facile. Sto facendo un percorso tutto mio dove sto cercando di accettare che le cose che mi comprano, che mi compro io con i miei soldini, tante volte le disprezzo, ma non va bene. Devo per forza dire ah, grazie, grazie, essere grata di tutto ciò che ho. Perché la gratitudine non è da tutti. Molti dicono, perché? Che mi lo fa fare accettare questo? Invece no, dovete essere grati. Io lo dico non perché mi voglio far bella qua su YouTube, ma c'è gente che veramente no. Come me, per esempio, a volte io rifiuto certe cose. Non dovrei rifiutare, dire ma sì, dai, grazie. E basta il punto. Conta il gesto di quello che... di quello che... Sì, di quello che... come si può dire? Conta il gesto di quello che uno ti dà in mano, ti offre, ti... col cuore, insomma, dai, ragazzi, è la verità. E niente, ragazze, cos'altro volevo dirvi? Non ne ho idea. Sì, volevo dirvi semplicemente, comunque sono contenta di essere qua su YouTube. Finché esisterà questa piattaforma, continuerò con i contenuti che mi sono sempre piaciuti fare a me e soprattutto preferisco fare contenuti che non so che piacciono a me, ma che vorrei fare contenuti che piacciono a voi, tipo mukbang, video, altri tipi di video. Non lo so, vorrei fare anche video dove pulisco la mia camera, perché io non riesco a fare video solo dove lavo i piatti, ma voglio farli anche dove vado in camera, a pulire la mia camera. A mettere a posto tutto, insomma, tutto ciò che c'è da fare, ragazze mie, tutto lì. E niente, questo era tutto. Bene, ragazze, io vorrei fare anche altri video, ma non subito. Tempo piano piano, perché non ce la faccio a mettermi troppa fretta. Però vediamo, perché non è solo mia nonna che mi sprona a fare video, solo io credo a farlo. Ma perché questi pixel si abbassano? Boh, vabbè. Cerco di abbassare un po' io il... ok. No, guardavo la lampada di su che non è il massimo. Fuori fa pietà il tempo, è un tempo un po' da schifo, però vabbè, è nulla. Bene, bacio e a presto. Ciao! Ah, un bel like di supporto, un commentino e niente, a presto. Ciao, grazie del commento se lo farete e soprattutto se sentite rumori strani, inquietanti, il tempo che non è il massimo, cioè che il tempo tuona o fa lampi e cose, vabbè, non sto qua a dirvi il tempo che schifo sta diventando in questi giorni, forse non sarà così dappertutto, ma spero di no. Perché si salvi chi può, no comment. In un altro video vorrei farvi altri video vlog come questo, ma a dopo, dai, ne faccio un altro dopo. Perché non voglio deviarvi troppo, capite? Ecco perché. Bene, siccome che tra un po' forse se riesce a salire. No, se riesce, nello stomaco io se sale. Mia zia che abita al piano di sotto, se sale dovrei tenermi pronta per vedere un po', insomma, per sapere se deve fare alcune cose. Mia nonna deve fargli delle documenti, delle cose, so, non so, però vabbè. E nulla, così è quanto. E questo è quanto, ragazze. Poi questi giorni dovrò fare altre cose, altri video, vlog, vediamo un po' cosa ci esce fuori. Ah, sono mancati, mi sa che mi sono mancati un bel po' di tempo i video miei unboxing della spesa, tipo Eurospin o anche Despar. Vediamo, perché sono tanti giorni che non stiamo più mangiando carne, ma bensì verdura, frutta e verdura, altro niente. E vabbè, ci sta, ragazzi. Ci volete fare. Ciao.